A me i normodotati non piacciono, la gaffe di Ilaria Blasi all'Isola dei Famosi. Prima gaffe di Ilaria Blasi all'Isola dei Famosi. Nella prima puntata del reality show di Canale 5. Tornato in onda lunedì 17 aprile con l'edizione 2023, la conduttrice consiglia ai naufraghi di mostrare il proprio carattere fin dall'inizio. Ma se lo scorso anno la padrona di casa era incespicata nella palapa diventata una patata. Quest'anno Lari inciampa sui normodotati che non incontrerebbero la sua simpatia. Appena passata la mezzanotte, Ilaria è stata protagonista della sua prima gaffa a luci rosse. L'ho detto anche in un'intervista. A me i normodotati non piacciono, ha detto la conduttrice prima di rendersi conto dell'errore e chinare il capo per nascondere una incontenibile risata, non i normodotati. I normotipo. Il fatto di essersi corretta da sola non ha impedito agli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria di prendere in giro la conduttrice. Improvvisando una gag diventata immediatamente virale. Si tratta del primo momento candidato a diventare uno dei punti chiave di questa edizione. Come accade lo scorso anno per la palapa. A inizio puntata, invece, Ilaria si è concessa un levato, ma nemmeno troppo, riferimento all'ex marito Francesco Totti e all'aspra battaglia per la separazione in corso. Vi avevo lasciato con un claim, tutto può cambiare. Ed effettivamente tante cose sono cambiate. Come sapete, un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco, non c'è più. Parlo di Nicola Savino che ci sta seguendo da casa. Ciao Nicola, questo è l'applauso dello studio dell'Isola dei Famosi. Ti mando un bacio. So che ci stai guardando, ti voglio bene. Ma si sa, per uno che va c'è sempre uno che arriva, Enrico Papi. Così Ilaria ha inaugurato questa edizione dell'Isola, la prima della sua era dopo Totti.